Oggi ci troviamo a fare una piccola prova con questa 500 Abarth, dove è stato montato un impianto a gas dall'officina IT. Il nostro collega è qui per assistere a tutta la situazione e vogliamo vedere se con additivi ed oli particolari riusciamo a migliorare e ad avere qualche cavallo in più. Precisiamo che la macchina è appena tagliandata a 2-3 mila km con l'olio, è stato montato un olio di marca e come notiamo. Come notiamo, l'olio è perfettamente pulito. Quindi cercheremo di migliorare le performance di quest'auto. Ora procederemo con la prova del banco per vedere gli effettivi cavalli alla ruota di questo motore. La prova della compressione per vedere se veramente i cilindri sono tutti a posto e andremo a sostituire l'olio con olio speciale e più gli additivi in base nanotecnologica che monteremo sia sul motore e anche sul cambio e vediamo cosa riusciamo a migliorare. Abbiamo misurato la compressione che è in perfetto ordine, sta circa tutti e quattro i cilindri a 13. Ora faremo anche un lavaggio dell'olio per vedere se miglioriamo qualcosa. Teniamo presente che la macchina è nuova e in perfetto stato. Ora inseriremo il nostro prodotto 33018 per la pulizia interna del motore e per pulire fasce elastiche e tutti i passaggi dell'olio e le punterie idrauliche. Ora andiamo a far defluire tutto l'olio vecchio dalla coppa.
aver tolto un po' di olio dal cambio, andiamo a inserire anche l'additivo nanotecnologico per il cambio manuale. Vediamo se miglioriamo anche il cambio. Ora inseriremo il nostro additivo alle nanotecnologie antiattrito per il motore insieme all'olio nuovo. Ora inseriremo un olio, calcolando anche l'impianto a gas, abbiamo scelto un olio 1030 con molto zinco per resistere all'ossidazione che provocherà il GPL. Abbiamo tolto le candele per rimisurare appena fatto il cambio dell'olio, di nuovo la compressione per vedere se abbiamo dei piccoli miglioramenti. Abbiamo eseguito il test della prova compressione e abbiamo notato che è migliorata di pochino su alcuni cilindri, tenendo presente la macchina a pochi chilometri ed era già stato eseguito un cambio dell'olio e un lavaggio delle fasce, però abbiamo notato un piccolo incremento in due cilindri, tenendo presente anche che non ha camminato e quindi possiamo ritenerci soddisfatti. Okay, stiamo inserendo anche un additivo per la pulizia degli iniettori nel serbatoio per cercare di migliorare anche l'iniezione. Ora rieseguiremo la prova sul banco per vedere se abbiamo ottenuto miglioramenti con il lavoro eseguito. Il nostro tecnico Maurizio ora ci mostrerà le piccole migliorie ottenute con questo additivo e lubrificante.
Il grafico più grande è la prova precedente e chiaramente il grafico un po' più sottile è l'ultima prova. Okay. Prego Maurizio. Ad un regime di 2750G avevamo precedentemente 88,74 cavalli. Ora siamo a 101,46. Sì, quindi abbiamo avuto un incremento di potenza. A 3500 giri avevamo precedentemente 117 cavalli e ora siamo a 130,92 cavalli e giri. La differenza rilevante è a 6200 giri che avevamo 117,88 cavalli e ora siamo a 131,26. La prova della diminuzione degli attriti che permette a questo motore, che ha, nonostante abbia una piccola cilindrata, di ruotare più velocemente in alto e avere un ottimo scorrevolezza e un incremento di potenza. Teniamo presente che in questo punto vediamo chiaramente il motore che perdeva e siamo riusciti a dare una miglioria, tenendo presente, insomma, abbiamo usato solo un lubrificante e un additivo. Grazie per l'attenzione.